Continuiamo con la nostra storia di internet. Finora vi ho raccontato di come è nato internet, come è nato IRC e, mentre IRC veniva sviluppato, succede questo. Come avete già letto nel titolo, oggi parliamo della nascita del World Wide Web. Prima di tutto, che cos'è sto World Wide Web o semplicemente il web? Beh, in inglese web significa semplicemente ragnatela. Il web è quel sistema di accesso e condivisione delle informazioni o documenti attraverso internet. Semplice, no? Beh, è semplice perché adesso, oggi, noi siamo abituati a questo, ma prima che venisse inventato era una cosa rivoluzionaria. Secondo il British Council, che ha stilato una lista degli 80 momenti che hanno modellato la storia dell'uomo, o comunque la storia moderna, non parliamo di tutti i secoli passati, l'invenzione del World Wide Web è al numero uno. Il web è qualcosa che, nonostante oggi noi diamo per scontato, rivoluzionò il mondo all'inizio degli anni 90. Quindi, per scoprire come è nato il World Wide Web, ci rivediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io, come al solito, sono Valerio e oggi continuiamo con la miniserie della storia di internet. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare, come al solito, di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, proprio distruggete il tasto iscriviti se mi volete supportare, così che quando io pubblicherò altri video su questa e altre serie che porto su questo canale, voi restate sempre aggiornati sugli altri video che porto su questo canale. E se volete anche seguitemi su Instagram, dove porto diverse anticipazioni, proprio dei tester, di roba che porto poi alla fine su questo canale. Ma comunque non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo con la storia del World Wide Web. Dobbiamo fare un passo indietro negli anni 80. Quando dico degli anni 80 parlo proprio del 1980, dove un giovane informatico inglese, Tim Berners-Lee, stava lavorando al CERN. Se non sapete cos'è il CERN, è grave. Il CERN è uno dei laboratori di fisica quantistica, fisica delle particelle più importanti al mondo e si trova a Ginevra. Il CERN ha anche nei suoi laboratori l'acceleratore di particelle più grande del mondo, il Large Hadron Collider. Magari questa cosa, se avete fatto fisica, non vi interessa, però è una cosa molto molto importante, non per la storia, ma per capire dove ci troviamo. Quindi il CERN è, ed era, un grande centro di ricerca. Per fine della storia, in un periodo in cui internet ancora si doveva evolvere, il CERN era un nodo importante di internet all'epoca. Non so se voi avete visto The Big Bang Theory, in particolare c'è un episodio in cui Sheldon non fa altro che supplicare Leonard per andare con lui al CERN, perché, se non ricordo male, Leonard era stato invitato a andare là, non mi ricordo per quale circostanza, ma lui vuole andarci con Penny visto che erano fidanzati. E alla fine è successo il patatrac, come in tutti gli episodi disagiati di The Big Bang Theory. Se si lavora nell'ambito della fisica, il CERN è un importante posto in cui tutti vogliono andare a lavorare, ma non solo, anche per gente come me che ha fatto informatica. Infatti oggi raccontiamo la storia di un informatico dentro il CERN. Nel 1980 questo giovane Tim aveva iniziato a proporre il concetto di ipertesto. Che cos'è l'ipertesto? L'ipertesto è semplicemente un testo, una parola, in cui un utente può andare a cliccare e saltare su un altro documento. Questa cosa sembra stupida, ma all'epoca che non esisteva era un concetto rivoluzionario. Cioè avere un documento in cui si hanno delle parole chiavi, cliccando su uno ti riporta a una pagina correlata a quello, negli anni 80 era una cosa che non esisteva. Non solo che non esisteva, ma anche rivoluzionaria. Qualche mese dopo Tim Berners-Lee lasciò il CERN per poi ritornarci qualche anno dopo, nel 1984. E lui, una volta a CERN, continuò a lavorare alle sue cose. Ma nel 1989 ebbe l'idea. Poiché il CERN, come dicevo poco fa, nell'89 era diventato un centro importante per quanto riguarda internet in Europa, Tim Berners-Lee vide l'opportunità di sviluppare, di portare avanti questa sua idea del World Wide Web. Quindi lui cosa fece? Scrisse una proposta che diede al suo capo, al suo manager, che la reputò vaga, però eccitante. Quando lui ebbe l'idea dell'ipertesto all'inizio degli anni 80, a quando lui portò questa proposta dal suo manager, sono passati quasi 10 anni, e molte delle tecnologie che lui aveva, diciamo, pensato per utilizzare il World Wide Web già esistevano. Già esisteva l'ipertesto, già esistevano interfaccia grafica con fonti particolari, già esistevano tante cose.
Però questo non vuol dire che non c'era l'opportunità di inventare qualcosa. Quindi quello che lui fece è semplicemente creare una nuova tecnologia partendo di roba che già esiste. Poiché lui ebbe il via libera dal suo manager, iniziò a lavorarci, ma non da solo. In particolare c'era un suo collega che si chiama Robert Carliao, spero che l'abbia pronunciato bene, che era uno di quelli che già aveva sviluppato un sistema di ipertesto. Crearono quello che passò alla storia come il primo web browser, chiamato World Wide Web, però tutto attaccato, che poi successivamente venne rinominato come Nexus per non confondere il browser World Wide Web dal World Wide Web. E questo primo web browser venne sviluppato nel sistema operativo Next Step. Ora, per chi non sapesse cos'è Next Step, faccio una piccola parentesi. Next Step era un sistema operativo sviluppato dall'azienda Next, che nel metà degli anni 90 è stata acquisita dalla Apple. Quindi tutta la tecnologia dello sviluppare Next Step oggi risiede dentro macOS. Ma questo però potrebbe essere un argomento per un'altra storia, e proseguiamo con quello che sarebbe stata l'invenzione più importante degli ultimi tempi. Il primo browser non era solamente il primo browser, ma era anche il primo editor visuale per HTML, perché ovviamente loro non inventarono solamente il primo browser, hanno inventato anche l'HTML che prima non esisteva, e devono anche inventare il primo editor per creare gli ipertesti. Però serviva anche qualcos'altro, serviva, se tu vuoi condividere i documenti online, devi trovare un sistema di comunicazione, un protocollo che ti permette di mandare ipertesti. Quindi inventarono anche il primo server web. Quindi inventarono diverse tecnologie, inventarono anche il protocollo HTTP che oggi conosciamo tutti, inventarono uno sbotto di roba. Una domanda che alcuni potrebbe chiedere è: ma perché Tim Berners-Lee e tutti i suoi colleghi hanno investito queste risorse per creare qualcosa effettivamente di così utile? Il motivo era molto semplice. Si erano semplicemente rotti le balle all'interno dei gruppi di ricerca del CERN di condividere documenti cartacei. Volevano semplicemente un sistema che gli permettesse di condividere dei documenti digitali più facilmente. Quindi anche il CERN aveva un interesse nello sviluppare una tecnologia che facilitasse la comunicazione e la condivisione di informazioni tra i gruppi di ricerca all'interno del CERN. Va bene, hanno inventato il primo browser, hanno inventato l'HTML, hanno inventato l'HTTP, hanno inventato il primo web server. Che se ne fecero? Beh, pubblicarono tutto su internet. Nell'allora l'unico sistema che esisteva per condividere informazioni fra gli utenti, Usenet. Inutile dire che prese piede subito, proprio esplose. Ovviamente per scalare il concetto di ipertesti all'interno di internet bisognava inventare una cosa che per noi oggi è super scontato. Lo URL, lo Uniform Resource Locator. L'URL è semplicemente una stringa di testo che ti dice dove andare a trovare una determinata risorsa online, che può essere una pagina web, un'immagine o qualunque altra cosa. Magari sul formato dell'URL ci faccio un video a parte, quindi proseguiamo. Un'invenzione così rivoluzionaria non causò qualche marasma, qualche problema? È normale, perché da lì a poco sarebbe iniziata la prima, che non fu solamente la prima, guerra del browser. Ma la storia della guerra del browser sarà la storia del prossimo appuntamento con FK Storia, che sarà fra 2 settimane. Quindi, mentre voi aspettate cosa è successo durante le 2 guerre del browser, che sarà l'argomento, lo dicevo, del prossimo video, non perdetevi questi altri contenuti di FK Storia e FK Under the Hood. Quindi, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto, e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, e ci vediamo alla prossima. Ciao!